La fobia sociale o ansia sociale è un disturbo molto più comune di quello che si crede. Alcune stime indicano addirittura che questo problema colpisca una persona su 10 qui in Italia. Chi soffre di questa problematica ha paura di apparire di fronte agli altri, ansioso e di mostrarne i segni. Per cui parlare con un estraneo o anche prendere parte ad un semplice appuntamento o entrare in una stanza dove ci sono altre persone diventa un problema talvolta insormontabile. Trovi difficile, per esempio, socializzare con altre persone? Sei spaventato dall'idea di partecipare a una festa? Potrebbe trattarsi di fobia sociale. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vedremo insieme come riconoscerla. Hai paura delle situazioni nelle quali potresti essere sottoposto a un giudizio da parte degli altri. Ti preoccupi continuamente di come ti comporti e di essere vestito in modo adeguato. La tua più grande paura è quella di renderti ridicolo e quindi sentirti umiliato davanti agli altri. A differenza delle persone timide, però, che hanno queste idee quando solitamente incontrano qualcuno di nuovo o se magari devono parlare in pubblico, tu hai sempre questa preoccupazione anche quando incontri amici di vecchia data. Non riesci proprio a tenere sotto controllo la tua ansia, ma soprattutto hai paura del fatto che gli altri si accorgano che sei ansioso. In una situazione sociale ti vergogni e pensi di essere inferiore agli altri. Anche solo incontrare lo sguardo di un'altra persona ti rende ansioso. Ci sono momenti nella vita di tutti in cui essere timidi o addirittura imbarazzati è normale. La prima volta che si entra in un nuovo posto di lavoro, per esempio, quando si conoscono i genitori del proprio partner, o magari quando bisogna fare un discorso davanti a un pubblico. Avere ansia in questi casi è normale. L'ansia sociale però comporta che anche il solo fatto di incontrare lo sguardo di qualcuno ti faccia salire l'ansia. Magari diventa un problema anche mangiare di fronte ad altre persone, fino ad arrivare, nei casi più estremi, ad avere l'ansia di dover prendere un mezzo pubblico, per esempio temendo il giudizio delle altre persone presenti. Forse ti è successo di avere così tanta ansia di rifiutare un'occasione lavorativa o, per esempio, di darti malato quando avresti dovuto parlare in pubblico. Hai una difficoltà nell'avere relazioni sia sentimentali che amicali e stai andando verso un progressivo isolamento. Non importa da quanto tempo conosci una persona, non importa che si tratti di un gruppo di estranei o di una cena con i tuoi parenti, l'unico momento in cui non sei teso e non hai ansia è quando sei completamente da solo. Analizzi troppo quello che fai, quello che ti succede intorno e quello che gli altri fanno o non fanno. Una cosa semplice come rispondere a un messaggio può diventare una situazione di grande stress. Ci ho messo troppo a rispondere. Ho risposto troppo presto. Avrei dovuto dire questo o quello. Chissà cosa penserà di me. Questi sono solo dei pensieri ricorrenti in chi soffre di ansia sociale. Semplicemente un mancato saluto, anche solo per distrazione da parte di un'altra persona, può diventare un pensiero che ci occupa la mente per giornate intere. Un altro segno: dopo che hai partecipato ad una situazione sociale, di qualunque tipo essa sia, anche ad esempio un incontro con un amico di vecchia data, passi molto tempo ad analizzare ciò che hai fatto o ciò che hai detto, trovando errori e difetti nei tuoi comportamenti. Anche quando partecipi ad una festa o ad un appuntamento con degli amici, sei sempre in ritardo. L'ansia infatti fa sì che tu posponga il più possibile il momento in cui dovrai affrontare questa situazione, fino ad arrivare, nei casi più seri, a farti evitare del tutto questo tipo di eventi, rifiutando quindi l'invito e a volte mentendo anche a te stesso, dicendoti cose come per esempio: "Ma io ho di meglio da fare", oppure: "Tanto lì mi sarei annoiato".
Quando sai che dovrai partecipare ad un incontro o a qualunque evento di tipo sociale, ti aspetti che succeda il peggio e lo affronti immaginando gli scenari peggiori. Ci sono segni fisici, infine, che si associano in maniera ricorrente alle interazioni sociali. Per esempio, diventi rosso, hai la nausea, sudi, in maniera eccessiva, tremi, ti agiti, hai le vertigini, ti senti stordito o hai le palpitazioni. Ti sei riconosciuto in alcuni di questi segnali? In un prossimo video parleremo di quali tecniche possono essere utili per affrontare l'ansia sociale. Ricordati però che non sei il solo e nel caso ti rendessi conto di non riuscire a superare le tue difficoltà da solo, un terapeuta esperto potrà aiutarti nel cammino verso la risoluzione. Ciao, a presto!